Sanremo Live in collaborazione con Spina Santa in via Stadio 3 a Melito Porto Salvo. Liquori, dolci, miele, marmellate e limitabile re delle bibite al bergamotto. Il Bergotto. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frollata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Puoi trovare i prodotti Scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live. Ciao a tutti, buongiorno. Terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Buongiorno a tutti. Potevamo finirla, no? Allora, buongiorno. Beh, sicuramente cercando di sottolineare un messaggio così importante, come hai detto tu, con una musica un po' più leggera, tra virgolette, no? Senza appesantire troppo il testo, che già di per sé esprime un concetto pesante. Questa è la prima osservazione che abbiamo fatto insieme ad Erba quando ci siamo messi in studio e abbiamo iniziato a lavorare su questa canzone. Sicuramente la musica aiuta molto e credo che questo però sia una cosa molto molto bella. Io mi ricordo che nel 2007 quando scrissi Pensa, e quel brano ebbe un grandissimo successo, tanti ragazzini, ma proprio delle scuole medie e delle scuole elementari, siamo addirittura delle scuole elementari, sì, sono venuti a conoscenza della storia di Falcone, di Borsellino, di tanti altri eroi, proprio perché quella canzone, al di là del testo che era pesante, forse anche più di questo, di non mi avete fatto niente, aveva però una fruibilità nella musica, per cui il messaggio è arrivato anche a questi bambini. Dopo aver ascoltato quella canzone, i bambini hanno iniziato a capire chi erano Falcone e Borsellino, Peppino Impastato, Rocco Chinnici e tutti gli altri. Ciò che si cerca di trasferire all'interno di da questa canzone non è, cioè, non è cercare di combattere la paura, perché la paura noi la proviamo tutti per diversi motivi, è la paura della paura che ci frega molto spesso, e quindi qualunque cosa accada, fondamentalmente lo scorrere del tempo tende a non ad appiattire tutto, però ad edulcorarlo, quindi anche ciò che sembrava immenso, quando te lo metti alle spalle, pian piano comincia ad affievolirsi, no? Quindi affidarsi di più al presente, pensando al futuro, ecco, perché il mondo si rialza col sorriso di un bambino, per questo motivo. E tutto questo passa attraverso, non so che sembra strano, però attraverso l'istruzione. Lo so che sembra lontano, ma non è così, perché è attraverso l'istruzione e l'educazione, in un certo modo, che i bambini di oggi, che saranno gli uomini e le donne di domani, possono cambiare il volto del nostro pianeta, laddove ce n'è bisogno, e credo che ce ne sia tanto bisogno. C'è sempre un bias, no? Vai. No, c'è sempre un... Allora, ogni cosa che ti accade ti toglie qualcosa, ma nel contempo ti dà qualcosa. Quando sei giù, sei a terra, e l'unica cosa che puoi fare è rialzarti. È vero che quando stai correndo stai andando più veloce, però rischi anche di cadere. Dipende da quello che lasci andare e da quello che ti tieni con te. Quando noi cantiamo non mi avete fatto niente, non è perché non è successo niente, qualcuno ha sofferto per quello che è successo, e una parte di quella sofferenza se la porterà con sé per sempre, però ogni volta che qualcosa entra dentro di te, qualcos'altro esce, perché non riusciamo a contenere tutto, anche le canzoni nascono perché non riesci a tenerti qualcosa più dentro. La risposta sta anche nella lettera che ieri sera Simone ha letto, no?
come dice Herman, appunto, qualcosa di entra, qualcosa di negativo in questo caso di entra. La difficoltà poi sta nel trasformarlo in qualcosa di positivo, anche quando succede sia di fronte a una morte violenta, una morte di un parente, come è stato il caso della vittima, no? La musica può aiutare in questa cosa, cioè nel trasformare l'odio che inizialmente si prova quando si è davanti a certi fatti in amore. Questo vuol dire non mi avete fatto niente. La comunicazione è importante e questo passaggio può essere portato a termine attraverso una canzone, attraverso la comunicazione che facciamo noi ogni giorno, attraverso l'educazione che per esempio io faccio in primis nei confronti dei miei figli e degli amici dei miei figli. Questo possiamo fare, cercare di trasformare, come ha iniziato a dire Herman, ciò che entra in noi di negativo in qualcosa di positivo. Soltanto così può migliorare il mondo, credo. Qualcosa ti può entrare come una spina, ma sta a te farlo trasformare in fiore. Prego. Beh, lui ha una caratteristica nelle corde vocali molto particolare che ho riscontrato solo in Fabrizio, in realtà, cioè è come se avesse 2/3 voci quando canta in certe tonalità. Mostriciattolo dentro. Sì, è un gremlin in gola. E questa è una particolarità molto interessante, soprattutto quando si canta in alcune tonalità. Poi magari mi fai vedere come si fa. E quindi quella parte lì non poteva che cantarla lui, cioè cantata da me non ha la stessa forza. Tutto qui, è molto naturale. Poi sì, è venuto tutto in maniera molto naturale. Cioè quando eravamo in studio, inizialmente poi, essendo due cantatori solisti con due percorsi, diciamo, simili, ma comunque indipendenti l'uno dall'altro, inizialmente ci siamo, insomma, abbiamo trovato tanti punti interrogativi, perché io personalmente avevo paura, perché ci tenevo molto a questa collaborazione e ci tenevo molto a questo progetto, però dentro io dicevo, ma se poi non funziona, magari la sua voce non si sposa bene con la mia, magari litighiamo, non lo so, perché no, io lo vedevo un po' burbero all'inizio. Io sono un burbero. Però devo dire che poi, stando in studio, è avvenuto tutto molto con un'istintività che non mi aspettavo personalmente. È venuto molto, come hai detto tu proprio, cioè le parti che dovevo cantare io, è venuto da notare che le cantassi io, la stessa cosa è successa per lui, non c'è stato uno studio delle strofe su chi canta questo e chi canta l'altra parte del pezzo, è stato tutto molto naturale. Si sono incastrate molte cose, è stato un insieme di alchimie positive, anche ieri per esempio con Simone, erano anni che non ci vedevamo. Era tanto tempo, ci sentiamo ogni tanto via sms, però non avevo mai provato quello che avete visto ieri sera, mai. Simone è arrivato a Sanremo ieri mattina, ci siamo visti prima di pranzo in sala prove, un'ora, poi in un momento di pausa stavamo scorrendo la home di Facebook e a un certo punto un nostro fan ha postato la lettera che ha letto Simone ieri sera, scrivendo Herman e Fabrizio sicuramente avranno preso spunto da questa lettera, per affrontare questo tema, questo argomento, per portare avanti questo progetto, e così è stato. E lì ci è venuta l'idea di far leggere proprio quella parte lì, che è la genesi iniziale del brano, a Simone, ma non è stato premeditato nulla, è avvenuto tutto così, siamo stati fortunati. Ci tenevo ad aggiungere che a quella lettera, a quel pezzettino di lettera, perché in realtà la lettera è molto più lunga, noi abbiamo aggiunto in fondo non ci avete fatto niente, non per dire che fosse una parte della lettera, è per collegarla in qualche modo alla nostra canzone, cioè per dare il titolo del pezzo che stavamo per eseguire, quindi so benissimo che era già tutto chiaro, però per sgombrare completamente il campo da ogni dubbio. Poi in realtà la prima strofa l'ho cantata io perché non hai il fiato per cantarla tutta. È vero. Scherzo. È vero. No, confermo. Allora, come abbiamo fatto?
abbiamo fatto in questo modo. Allora, intanto quella frase finale, non ci avete fatto niente, mi ha riportato indietro nel tempo ad una cosa che ormai avete saputo tutti, già esisteva. Abbiamo ripreso quella parte che parlava di quella canzone, che parlava totalmente di un altro argomento, perché la frase si chiudeva proprio in quel modo lì, non ci avete fatto niente. Da lì è nato lo spunto della canzone. Ci siamo chiusi in studio, io, Ermal e Andrea, che era l'autore di quella piccola parte di canzone, e abbiamo scritto questo nuovo brano. Siamo andati in brainstorming in realtà, sì, cioè, proprio pensiero libero, rimpallato in continuazione, finché qualcosa non si incastonava in maniera naturale. Però tutto questo processo sarà durato mezz'ora, 25 minuti, mezz'ora. Sì, è durato pochissimo in realtà, ma anche nella fase di arrangiamento della canzone, cioè, non abbiamo trovato mai nessuna difficoltà. Cioè, puntualmente magari io pensavo, essendo abituato a lavorare da solo in studio, pensavo, ecco, magari si mette la chitarra, fa questa cosa, non mi piace, e poi bisogna discutere. Quanto sei diffidente. Invece poi puntualmente si mette seduto alla chitarra e faceva sempre qualcosa di bello. Pensare che non sono un chitarrista, t'ho fregato, eh? No, però sono bello la chitarra. Ci spostiamo a destra, in fondo. Ermal, Fabrizio, ciao. Enrico Picciolo, Eurofestival Italia. Ciao. Parliamo di Eurovision Song Contest. A voi più che mai, inutile dirlo, siete i favoriti, quindi a voi più che mai la domanda: andreste all'Eurovision? Avete già detto di sì, confermateci questo, e se con questa canzone e soprattutto in italiano, visto questo importantissimo messaggio? Ma noi andremo ovunque, sì. Noi andremo ovunque a divulgare questo messaggio, in qualsiasi posto, all'Eurovision. In italiano, sicuramente in italiano. Sì, cioè, sicuramente in italiano. E perché ci sono opzioni per varie lingue, si può scegliere? Beh sì, potreste portare l'inglese per esempio. Ma noi non siamo mica inglesi, al limite faccio una traduzione in albanese. Basta con questa invasione, esportiamo un attimo, che stiamo importando un po' troppo. Avete pensato l'ultimissima... Allora, sicuramente quella è la parte più bella, la parte che ogni volta aspettiamo, quella di andare in tour a suonare i nostri brani. Io presenterò un album che è una raccolta dei brani più rappresentativi del mio percorso artistico dalla data di pubblicazione di Pensa fino ad oggi, e lo farò allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno, e ho invitato anche Ermal che sarà sul palco con me. Mi sono auto-invitato in realtà. Non è vero, l'ho invitato io. E Ermal farà... Io invece ho pubblicato ieri Non abbiamo armi, un disco di inediti. E lo presenterò il 28 di aprile al forum di Assago, dove naturalmente ci sarà anche Fabrizio. Francamente non vedo l'ora. Non vedo l'ora di iniziare a suonare, anche perché a distanza di 3 mesi dall'ultimo concerto io personalmente sono in grande astinenza, quindi insomma questo è quello che accadrà. Poi sicuramente le nostre strade si incroceranno più avanti, anche perché abbiamo voglia di scrivere ancora insieme. Grazie a te. La prossima domanda qui a destra. Ciao Ermal, ciao Fabrizio. Ciao. Praticamente la mia domanda l'ha già fatta la collega, quindi faccio una domanda di riserva. La faccio a Fabrizio perché l'anno scorso l'ho fatta ad Ermal. Fabrizio qualche mese fa ha girato un video di un suo singolo in Basilicata a Matera. Sì. Vorrei sapere come è nato questo progetto, perché hai scelto quella location. Grazie. Perché abbiamo vinto un premio l'anno scorso, un premio come miglior videoclip a Sanremo, e ci sono stati donati dei fondi con l'intento di girare il prossimo singolo a Matera. Siamo stati 2 giorni lì e abbiamo girato La Felicità, il terzo singolo dell'album Pace, lì a Matera. Speriamo di vincere, ma mi sa che abbiamo vinto anche quest'anno. Come no? Non so se tu l'hai sognato o meno, però. Ma l'altra volta quando abbiamo fatto la conferenza stampa non ci abbiamo detto questa cosa. Vabbè, ma no, comunque no, te la sei sognata. Momento di... La regione delle placi. Ah, non ho momento niente.
Ah, ha vinto Michele. Sì, ha vinto Michele. Sì, ma Michele, oh, Michele vince tutto, è una roba pazzesca. Sì, esatto. A proposito di Michele Placido, il nostro il video di Non mi avete fatto niente vanta in maniera così molto orgogliosa la regia di Michele Placido, che insomma ci ha onorato della sua, del suo supporto, del suo apporto, della sua idea soprattutto. Niente. Cioè, proprio mentre eravamo in studio, stavamo facendo gli archi di Non mi avete fatto niente, stavamo registrando l'orchestra di Non mi avete fatto niente. E io ho detto a Ermal, ci servirebbe un grande regista cinematografico per questo videoclip, e lui mi ha detto Michele Placido, ho avuto la stessa idea nello stesso identico momento. Ermal l'ha contattato, essendo suo amico diretto, e inizialmente credevo che lui non accettasse questa proposta, invece è stato veramente di un'umiltà disarmante. Tra l'altro, mentre giravo il video veniva continuamente da noi a chiedere consigli. Quindi, tanto che io guardavo lui e facevo cazzo, mi diceva Michele Placido, cioè, mi sta chiedendo un consiglio. Lui a me, una persona eccezionale, abbiamo ringraziato tantissime volte, ha fatto un videoclip veramente bello, forse tra i più belli perlomeno che io ho girato. No, è assolutamente tra i più belli, assolutamente. Buon lavoro, ciao. Ciao. Ciao.